un ampliamento così importante per una città che fa 3.000 spettatori al massimo a settimana per ogni partita significa un po' che queste regole dovrebbero essere riviste. Insomma, i comuni hanno grossi problemi in questo periodo e quindi fare questo sforzo, che per fortuna dobbiamo dire, ringraziare la Regione, ci è venuta incontro con un finanziamento di 300.000 euro, però penso che potrebbero essere soldi anche utili per altre cose. Quindi se apriamo questo discorso mi trova nettamente contrario a quelle che sono le norme che la Lega B ha messo in atto, anche questa ipotesi di non poter giocare più negli stadi velodromi o negli stadi che hanno la pista d'atletica, mi sembra un modo di forzare il gioco per ottenere un rinnovamento magari delle strutture che è necessario, ma Certo. noi pensiamo di averlo già fatto, mettendo a disposizione alla Virtus nel periodo 2012, nell'anno 2012, l'anno della promozione, rimettendo a norma questo nostro stadio. Il medico è sempre fiducioso, speriamo che il buon senso, quello che è successo a Udine, che è successo in altri stadi, possa anche essere replicato a Lanciano, perché Lanciano è una città che ha sempre mostrato grande maturità nell'ambito dello sport. La Virtus è un esempio virtuoso, scusate il gioco di parole, di una piccola realtà di 36.000 abitanti che è in Serie B. Quindi queste espressioni di grande capacità, di grande equilibrio per un calcio a misura d'uomo, penso che dovrebbero essere tutelate rispetto ai cavilli burocratici che molte volte, insomma, mettono alle corde sia le società che soprattutto anche le amministrazioni.